perché non lo facciamo qua al mondiale? In piazza. L'Italia la portiamo noi al mondiale. Mondiale. In piazza. Bravo. Giochiamo contro i cinesi, gli albanesi, i rumeni, i tunisini, tutti quelli che vogliono giocare. Diversi docufilm che ho visto, quello che più mi è piaciuto è stato il mondiale in piazza. Ho adorato questo docufilm perché in pochissimo tempo è stato in grado di trasmettere un messaggio importante e attuale. Italia e Tunisia, eccolo qui, il numero 10, tiro, rete! La mia scuola ha una presenza di alunni stranieri notevole che vengono da paesi diversi e anche da continenti diversi. I ragazzi volevano sapere quando c'era il prossimo cortometraggio e sono confrontati su vari argomenti come la cittadinanza, la loro cultura, la loro fede. Sono rimasti colpiti dalle generalizzazioni, dal vedere che ognuno di loro poteva essere al posto di quei ragazzi che confondevano uno spagnolo con un argentino, un cinese con un coreano. E hanno riflettuto anche sul ruolo del cinema. Mi ha colpito per il fatto che questo ragazzo, appunto, nato in un altro paese in cui la famiglia appunto combatte per avere la cittadinanza italiana, non è ancora considerato dagli altri compagni come un italiano a tutti gli effetti, nonostante appunto questi suoi amici siano di nazionalità differenti. Il cortometraggio che mi è piaciuto di più è Gas Pipe e mi ha colpito appunto il fatto che l'unico modo per veramente riuscire ad aiutare gli altri, comunque per fare un qualcosa che abbia un risultato, è di andare a sacrificare qualcosa che è veramente importante. Il cortometraggio che mi è piaciuto di più è Ave Maria, perché riprende un tema che viene spesso ignorato, ovvero l'importanza di concepire la religione non solo come un insieme di regole, ma come una fede, e quindi come tale dovrebbe sempre avere come base l'altruismo, quindi l'amore per il prossimo. African Dreams mi ha commosso e mi ha fatta sentire veramente fortunata, in quanto parla di queste cinque ragazze, della loro vita e appunto di come l'abbiano affrontata con forza e con coraggio, e quindi io le ammiro molto per questo. Il cinema agisce a un livello maggiormente emotivo. La realtà cinema ti aiuta proprio nell'immedesimazione. Le immagini favoriscono maggiormente la concentrazione. Anche nel cinema, a volte nei grandi film, sì, ci sono queste tematiche, però spesso sono piuttosto pesanti e impegnative. Invece in questo modo i ragazzi hanno potuto avvicinarsi a queste tematiche con più leggerezza. Punto di forza sta proprio nel fatto che sono cortometraggi, quindi danno la possibilità in un'ora di vedere il corto e di fare anche una discussione, e semmai la settimana successiva approfondire anche con qualcosa di scritto o con un ulteriore approfondimento su testi.